Bene. Sapete che questa mattina sono felice di portarvi questo messaggio che vi sto per portare. Io sono sicuro che se noi lo ascoltiamo per noi stessi e forse ci viene in mente anche una persona alla quale noi vorremmo passare questo messaggio deve servire a fortificare la nostra grinta, la nostra fiducia. Faccio prima una preghiera. Signore Gesù, io ti ringrazio perché la tua parola è stata scritta in modo che potessimo leggerla con i nostri occhi. Grazie che ci hai dato una mente per ragionare e soprattutto lo Spirito Santo che ci rende viva la tua parola, che produce effetto nel nostro cuore. Usa anche questo messaggio questa mattina affinché non sia storia passata, ma sia un'applicazione pratica per noi questa mattina, oggi, Signore, nella nostra vita, nella nostra situazione in cui ci troviamo. Dammi la grazia di poter dire le cose come meglio sia possibile e far sì che il cuore nostro le riceva con la giusta motivazione, la giusta attitudine. Amen. Allora, il testo di questa mattina è una storia lunga, ma io vi leggo assieme con voi, perché ce l'avete nel vostro bollettino, il testo che ci serve per capire subito di che si tratta. Sta scritto in 1 Samuele capitolo 17, è la storia di Davide e Golia che noi insegniamo ai bambini, però a volte è storia, è successa a Davide coraggioso, e stamattina io non vi voglio parlare di Davide coraggioso, vi voglio parlare di Dio che ha dato il coraggio a Davide. La concentrazione la spostiamo su chi merita chi deve ricevere il merito? E che cosa ha fatto Dio per Davide e che cosa fa Dio per noi stamattina usando quell'illustrazione, quella storia vera? Immagina che tu hai un problema che tu dici è grande come un gigante, perfetto, sei al posto giusto, stamattina grazie a Dio sei venuto a sederti in questa sala. Non importa di che si tratta, per te è veramente una cosa molto difficile. Oppure conosci qualcuno che pensa perlomeno di avere un problema così gigante che non lo può risolvere. Bene, allora tu sei al posto giusto per aiutare lui stamattina. Leggiamo il testo. Si tratta dunque della storia di Davide e Golia. A un certo momento Davide dice a Golia, che era un gigante alto 3 metri circa, un bestione come un elefante. Tu vieni contro di me con spada, lancia e giavellotto, ma io vengo contro di te nel nome del Signore degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi stesso il Signore ti darà in mio potere, io ti ucciderò e ti taglierò la testa. Oggi stesso getterò i cadaveri dei soldati filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche. Così tutti sapranno che Israele ha un Dio. Tutta questa gente saprà che il Signore non ha bisogno di spada e di lancia per vincere. Il Signore decide le sorti della guerra e vi consegnerà certamente il nostro potere. Così Davide, con una fionda e una pietra, vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise senza avere spada in mano. Ci deve venire già l'adrenalina prima ancora di cominciare a predicare. Cioè, questa cosa che è difficile davanti a me, un problema che per me è come un gigante, io lo ucciderò, però il Signore lo farà. Lui fa la sua parte, Davide era un ragazzino. E quello lì era un uomo di 3 metri, armato. Come si può vincere una cosa del genere? Io ti ucciderò, ha detto Davide. Però sappiamo che era il Signore che ha ucciso Davide, che ha ucciso Golia. Davide ha detto, io ti ucciderò, ma il Signore voleva eliminare questo gigante. Il Signore vuole eliminare il tuo gigante, tu farai la tua parte. Ma mettiti già adesso un'adrenalina tale da dire io farò quello che posso, tutto per onorare il Signore, il resto lo farà il Signore, garantito.
Veniamo alla nostra storia. La narrazione comincia così. Anzi, finisce così. Davide vinse il gigante Golia e lo uccise. Come è avvenuto? Era il coraggio di Davide. Noi potremmo fare una storia per i bambini, il coraggio di Davide. Ma Davide non aveva coraggio di suo. Il coraggio di Davide era la produzione della fiducia nel Signore. Ecco perché gli è venuto il coraggio. Quando noi siamo senza coraggio, sapete qual è il problema? Non è mancanza di coraggio, è che non abbiamo fiducia in colui che deve fare la cosa e la farà. Noi siamo soltanto strumenti nelle sue mani. La storia finisce così e la storia inizia come? C'erano due eserciti, l'esercito di Israele in un'altura a sinistra, facciamo un esempio, l'esercito dei Filistei, nemici di Israele, in un'altura a destra e in mezzo c'era una valle. E i due eserciti sono venuti tutti armati, dalla parte di Israele c'era Saul, il re, dalla parte dei Filistei non so chi era il capo, comunque c'avevano un guerriero, avevano un campione. Loro si sentivano forti, è come dire che in una squadra di calcio c'è uno che fa gol ogni 30 secondi. Per dire, cioè, noi possiamo essere sicuri, c'è lui che fa gol, noi fa niente se non giochiamo. E questo campione era quello che dava la sicurezza ai Filistei, perché era troppo grande, era troppo forte, era invincibile. È un po' come il tuo problema che dici, guarda, non passa mai, quindi è invincibile. Bene, vediamo un po' alla fine di questo culto se è invincibile o no. Un giorno, allora si mettono in guerra, nessuno voleva cominciare, nessuno voleva fare per primo la mossa. I Filistei naturalmente erano tanti ed erano armati, anche i nostri erano armati, ma i Filistei sicuramente avevano più forza. Un giorno esce dalla parte dei Filistei un gigante di nome Golia. Si fece avanti, come per dire, venne più in mezzo in modo che tutti lo potessero vedere, con una voce da far paura, come un leone ruggente, e dice, invece di combattere tutti e due uomini, ammazziamo uomini a non finire, facciamo così, scegliete voi un uomo valoroso e noi scegliamo un uomo, e i due faranno un duello, non combattiamo tutti gli uomini, un duello. Chi vince? I vinti saranno sottomessi ai vincitori. Nota bene che Saul, tutta gente abituata anche a combattere, era pieno di paura e tutto l'esercito di Israele erano tutti pieni di paura, erano inattivi. Chi di noi vuole andare a affrontare il gigante Golia? Non ce n'era mezzo, non ce n'era mezzo, e compreso il re Davide e il re Saul. Tutti erano intimoriti da questa persona che spaventava soltanto con la sua presenza, senza contare che aveva molta esperienza, era un guerriero con molta esperienza ed era armato. Per questo potete immaginarvi chi di noi direbbe, vado io, soltanto un pazzo. E se pensate a Davide che era un ragazzino, io non so cosa poteva avere, facciamo che avesse anche 18 anni, aveva tre fratelli, e questi tre fratelli maggiori perché erano di più che tre, e questi tre fratelli erano con Saul in guerra, mentre lui era giovane ed è rimasto a Betlemme a casa assieme con suo padre per curare le pecore. Noi sappiamo che Davide era il cosiddetto pastorello, pastore, curare le pecore. E allora un giorno, provvidenza divina, Dio è tutto calcolato, a volte il Signore è un cronometro, cioè tutto calcolato, le persone avvengono al momento giusto. Per esempio, tu penserai che... Non penserai, ma guarda che questa mattina tu sei qua per volere di Dio, te lo posso garantire, non importa chi sei, cosa fai, sta di fatto che ogni cosa avviene per volere di Dio. Se Dio non voleva, noi non c'eravamo qui stamattina e non siamo qui per niente, dobbiamo cogliere questa occasione. Bene, un giorno suo padre dice a Davide, vai a vedere come stanno i tuoi fratelli, prendi un po' questa farina e questo, portalo a loro, portagli da mangiare, e poi anche questa cosa qui, portala al re. Davide ubbidì, quindi in quel momento Jesse, il papà di Davide, non due giorni prima, non due giorni dopo, manda Davide. Davide, figlio ubbidiente, non ha ubbidito temporeggiando, è andato subito a trovare i fratelli. Provvidenza divina, tutto calcolato. Quando arriva,
provvidenza divina non è arrivato 2 ore prima, non è arrivato 2 ore dopo, è arrivato quando Golia stava insultando e stava deridendo l'esercito di Israele, perché erano paralizzati. E diceva, affrontatemi, e li sfidava, e naturalmente denigrando l'esercito di Israele, denigrava anche il Dio di Israele. Davide arriva proprio quando stava facendo questi insulti. Davide era un giovanetto, abituato a curare le pecore, non era un soldato. Si informa, cerco di tagliare i dettagli che voi potete leggerli con cura a casa. A un certo momento tutto il popolo depresso, nessuno si muoveva, tutti inattivi, nessuno faceva qualche cosa. Guardavano il re non si muoveva, e quindi anche il popolo non si muoveva. Lui sente insultare Dio, sapete cosa gli è venuto dentro? La grinta. Ha detto: non è possibile che Dio venga disonorato. Non ha pensato: adesso arrivo io, così mi prendo il merito. Assolutamente, quello se andava fuori con le sue forze veniva colpito col soffio del gigante. Ha detto: re Saul, non perdiamoci d'animo per quell'uomo. Come voi potete dire, fermati un attimo, sorella o fratello, non perdiamoci d'animo per quel gigante, per quel problema. Il titolo di oggi è come affrontare i problemi della vita, il gigante, e uscirne vincitori, non come affrontarlo e venire fuori bastonati. Come uscirne vincitori, di sicuro. Sapete perché c'ho un po' di grinta per dirvi questo? Perché io sono sicuro che quello che vi sto dicendo è la verità. E quindi, con tutte le difficoltà che ci possono essere, è la verità. Noi dobbiamo venirne fuori dall'affrontare questo gigante vincitori e non vinti. Dice, non perdiamoci d'animo, vedete quanto gentile, non ha detto non perderti d'animo, non perdiamoci d'animo, si è messo dentro, era umile, per quell'uomo andrò io a combattere contro quel filisteo. Uno avrebbe potuto dire, ma dove vuoi andare? Ma guardati addosso, vestito da pecoraio, piccolo, giovane, inesperto, con un guerriero del genere. Andrò io a combattere contro quel filisteo e tu adesso ti devi avere la grinta. Io combatterò contro quel gigante che c'ho nella mia vita. Si offerse volontario. Nessuno degli altri, tutto l'esercito compreso Saul, nessuno si è offerto volontario. Tutti avevano paura di se stessi, di perdere la loro vita. Davide ha detto, io vado, non importa se perdo la mia vita, quello che mi interessa è che il nome di Dio non venga disonorato. Noi se usciamo da un problema, miei cari, sapete perché dobbiamo uscirne? Solo per questo, perché il nome di Dio non venga disonorato. Cioè, voglio dire, quando noi affrontiamo un problema, comunque vadano le cose, alla fine il nome di Dio deve essere onorato. Questa motivazione era quella che ha fatto in modo che Davide fosse pronto, disposto anche a morire affrontando questo gigante. Non l'ha detto così per arroganza, per superbia, ma semplicemente perché voleva difendere il nome di Dio. Questa è la motivazione che devi avere anche tu. Saul gli rispose, ragazzo, ma tu sei solo un ragazzo, tu non sei in grado di andare a combattere quel guerriero. Vedete, Satana ci dice, ma tu non ce la fai, non sei in grado. Cioè ci scoraggia, il diavolo ci scoraggia. Saul non l'ha fatto apposta, ma ha detto quello che i suoi occhi vedevano. Cosa vedevano i suoi occhi? Un gigante enorme, questo qui è un pecorello senza esperienza. Come? Logicamente gli ha dato un consiglio buono, secondo il suo punto di vista, perché vedeva soltanto il problema gigante e basta, non vedeva Dio. Anzi, non se ne parlava neanche di Dio. Non hanno detto, Signore, preghiamo insieme perché cosa facciamo noi con questo gigante? No, non hanno neanche tirato in ballo il Signore. Hanno soltanto... si sono solo paralizzati alla vista di quel gigante. Tu non sei in grado di combattere contro quel filisteo, sei ancora un ragazzo, mentre lui è un guerriero di lunga esperienza. Davide rispose. Adesso, come fa Davide a convincere Saul di lasciarlo andare? Ha detto, quando ero a guardia del gregge di mio padre, veniva a volte un leone,
Allora, immaginate che un leone, chi di voi vuole affrontare un leone? Sapete che è successo non tanto tempo fa, non tante ore fa, che dei bracconieri sono stati mangiati da un branco di leoni. Veniva a volte un leone, lo stesso ragazzino, un leone affamato, ruggente, o un orso, anche una cosa grossa, a portar via una pecora. Quindi venivano sul serio, non erano fuori del recinto. Allora io lo inseguivo. Tu cosa faresti? Lo inseguiresti un leone o un orso che ha preso una pecora, ce l'ha già nelle fauci? Lo colpivo, non so come, e gli strappavo la preda dalla bocca, dunque faccia a faccia, corpo a corpo. Se poi cercava di attaccarmi, lo afferravo per i peli della gola e lo uccidevo. E poi dice, sì, ho abbattuto leoni e orsi e adesso farò fare la stessa fine a questo filisteo miscredente perché ha insultato gli eserciti del Dio vivente. Sembra una specie di arroganza, di un fasso tutumi. Lui ha detto quello che ha fatto, ma subito dopo dice, il Signore mi ha salvato dagli artigli del leone e dell'orso, lui mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. La sua sicurezza non stava in se stesso. Lui ha ucciso un leone, ha ucciso un orso, più di uno. Ha usato i mezzi che aveva, forse il bastone, forse la fionda, poco importa. Usava quello che sapeva usare. Ma non dimentica mai che è stato il Signore che gli ha dato la capacità e la riuscita di uccidere l'orso e il leone. Perciò adesso dice, vado io. Come Dio mi ha aiutato per uccidere l'orso e il leone, mi aiuterà anche a uccidere questo filisteo. Ma perché uccidere il filisteo? Perché era nemico di Dio e insultava Dio, e questo non glielo possiamo permettere. Allora, vedete, le circostanze possono cambiare. Qui dentro ci sono tante circostanze. C'è chi ha il leone da affrontare, chi ha l'orso da affrontare, chi ha il filisteo da affrontare. Ma Dio rimane uguale. Le circostanze possono cambiare nella vita, ma Dio rimane lo stesso. Lo stesso carattere, se mi ha aiutato in passato, non dobbiamo dimenticare di guardare indietro nel passato le volte che ci ha aiutato, tante volte ci ha aiutato. Non pensiamo sempre che questa è la cosa nuova, questa è una delle tante cose, ma mi ha aiutato prima, quindi lo stesso Dio ce l'ho anche oggi. Allora Saul, quasi come un papà, dice, ok, mi tolgo la mia armatura, mettitela su, almeno se vai, se proprio proprio vuoi andare, che il Signore ti benedica, però mettiti un po', mettiti nelle condizioni di affrontare questo gigante. Gli mette su la corazza, l'elmo e tutto quello che doveva avere. Davide era, come si dice in dialetto, era imbranato, non sapeva muoversi con quella cosa. Lui era abituato a essere sciallo, sciolto, l'unica cosa che sapeva come arma usare era la fionda e i sassi. E quindi prova, gli dà, non gli ha detto subito no, non lo voglio, ha provato e dopo ha detto no, non ce la faccio. Non ce la facevo neanche a camminare. Quindi si toglie tutto, poi c'è scritto qui. Allora se la tolse, prese il suo bastone da pastorello e si scelse dal torrente 5 pietre ben levigate. Nota bene, non è andato nel torrente a prendere a casaccio 4-5 sassi, ha scelto 5 pietre, non 100, 5 pietre ben levigate, perché lui sapeva come funziona la fionda. Sapeva tirare con la fionda per colpire, per dire, un capello, perché per centrare un punto fisso, l'unico posto forse vuoto che c'era, doveva già saper usare la fionda. Ma quello che sapeva usare l'ha usato. Prese 5 pietre, le mise dentro la tasca della sua sacca da pastore, poi con la fionda in mano si diresse, dunque scese dalla sua altura e si spostò verso il centro dove avveniva il duello. Naturalmente anche il filisteo scendevano insieme per trovarsi, incontrarsi in mezzo. Scese e si diresse verso il filisteo. Tu potete immaginare la risata che si fece il gigante quando vide questo giovanetto senza armi, vestito da pastore, con un bastone in mano. Dice, ma che cosa, sono un cane che mi vieni addosso col bastone? Ma io ti sbrano, dice, vieni qua. Dice, avvicinati, darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche.
Golia era sicuro che avrebbe vinto e tutti i filistei sapevano questa è la nostra vittoria, possiamo già avere la coppa in mano. Sapete perché Golia era sicuro di uccidere? Era presunzione, non era fede. Perché confidava nella sua forza, che era enorme rispetto a Davide, poi confidava nella sua esperienza di guerriero, nelle sue armi, spada, giavellotto, lancia, ed era sicuro di vincere. Perché si basava sull'apparenza, sulle circostanze, non faceva il conto con Dio. E i nostri probabilmente avranno pensato, povero ragazzo, è andato fuori ma non so se torna. Perché come si fa? Ma la logica ti dice come fa a venire a casa sano. L'unico che ci credeva era Davide. E sapete cosa dice Davide? Prima di tutto Davide era sicuro di vincere. Come? Tutti e due sicuri di vincere. Solo che uno aveva Dio dalla sua parte e l'altro no. Davide era sicuro di vincere non perché confidava nella sua forza, che forza volesse che voi che avesse contro il Golia, non perché confidava nella sua abilità, io con la fionda ho ucciso tante di quelle cose, no, non aveva questa presunzione, e neanche confidava soltanto in Dio, nelle sue promesse, perché c'era scritto quando tu andrai in guerra, se tu preghi il Signore ti aiuterà. Potete consultare i versetti nel sermone. Quindi lui si basava sull'esperienza del passato, che Dio l'ha aiutato a uccidere l'orso, il leone, e adesso dice la farà la stessa cosa col filisteo, perché contava su Dio, non su se stesso. Poi contava sulle promesse di Dio che libererà i nostri dai nemici. Tutto era basandosi su Dio. Questa era la vera fede. Cos'è la vera fede che noi dobbiamo avere stamattina? La fiducia nel carattere di Dio e nelle promesse di Dio. Questo deve produrre in noi coraggio, perché il coraggio non ce l'abbiamo. È una grinta tale da dire, anche questo filisteo ucciderò, il Signore mi aiuterà. Davide rispose a questo gigante che gli ha detto, avvicinati che ti butterò, ti farò mangiare la carne dagli uccelli e dalle bestie selvatiche. E dice, tu vieni contro di me con una spada, lancia e giavellotto, è un po' come se noi contassimo un po' sulle risorse dell'essere umano, le risorse del mondo. Dunque io faccio questo, io faccio quello, e senza dimenticando magari Dio, dimenticando anche forse di pregare, perché il dottore mi aiuterà, questo medicamento mi aiuterà, l'operazione andrà bene, questa persona mi potrà aiutare. Vanno tutte bene, sono tutti strumenti. L'unica cosa che Davide aveva la fionda, non è che non ha detto no, niente fionda, vado. No, la fionda ce l'aveva, i sassi ce l'aveva, li ha cercati con cura, ma non contava sui sassi, sulla fionda, non contava su se stesso, contava su Dio pur usando i mezzi. È importantissimo questo. Tu vieni contro di me con spada, lancia e giavellotto, ma io vengo contro di te nel nome del Signore. Ecco la differenza. Io vengo contro questo gigante che ti persegue, che ti fa del male, anche a te che sei qua. Tu non vieni con una specie di presunzione, dobbiamo avere fede, una fede campata soltanto con sentimenti. No, io so chi so, io so cosa sto dicendo. Io conosco il Signore, conosco la sua parola e mi fido e vado pur sapendo che umanamente pensando non posso tornare a casa sano, ma vado nel nome del Signore degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultato. Ecco dove stava il punto. Tu hai disonorato il nome di Cristo. Questo mio problema disonora il nome di Cristo. Non è possibile, non deve essere. Perciò io sarò strumento di Dio perché il nome di Dio sia onorato alla fine di questa storia. Oggi stesso, con quale sicurezza? Oggi stesso il Signore, non io, il Signore ti darà il mio potere e io ucciderò te e ti taglierò la testa. Dunque, lui faceva la sua parte e il Signore faceva la sua. Oggi stesso getterò i cadaveri dei soldati filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche. Questa mi piace, così tutti sapranno che Israele ha un Dio. Quando tu uscirai dalla tua situazione con grinta come Davide e il nome di Dio è glorificato, tutti sapranno che tu hai un Dio. Tutti sapranno che il Signore ti ha aiutato, tu hai fatto tutta la tua parte.
Gli altri hanno anche fatto la loro parte, ma tutti sapranno: questa ragazza, questo uomo, questa donna ha un Dio, questo Dio, il Dio vivente. Tutta questa gente saprà che il Signore non ha bisogno di spada e di lancia per vincere, non ha bisogno dei mezzi umani, li usa, ma non ha bisogno Lui. E questo io lo so, e tu lo sai, il Signore decide le sorti della guerra e vi consegnerà certamente il nostro potere. Il Signore decide la sorte tua, il Signore decide la sorte mia. E se Lui ha deciso che quella cosa lo disonora, noi, tu, io, con la parola del Signore, con la fiducia nel Signore, ti ammazzerò. E non soltanto ti tiro una pietra sulla testa e ti butto per terra, ti taglierò la testa, farò l'opera fino in fondo. Non permetterò che la mia debolezza resti mezza viva. Fino in fondo ti taglierò la testa, perché questo disonora il Signore. Se uno leggesse i nostri pensieri qualche volta, o avesse letto i pensieri di Saul e del suo esercito, o leggesse i nostri, le nostre parole che diciamo in questi momenti, direbbe, se lui legge dentro di noi, direbbe: riconosco che questa ragazza, questo uomo, questa donna ha un Dio. O direbbe: sono fiacchi come Saul e come gli israeliti, inattivi, non si muovono, hanno paura, non fanno la loro parte, non fanno niente, nessuno osa. Saremo sicuri, o siamo sicuri come Davide, che non era sicuro di sé, era sicuro di Dio? Saremo paurosi come Saul? No, noi non vogliamo essere paurosi. Davide corse verso la linea di battaglia, non ha perso tempo, non bisogna dargli al nemico troppo tempo, miei cari, bisogna stargli attacco e fare tutto il possibile adesso. Perché? Perché il nemico si rifà l'esercito. Anche quando noi, per esempio, non prendiamo una decisione, non pensare, il nemico ha 6.000, 7.000 anni di esperienza, si rifà l'esercito. Se non è riuscito a colpirti stamattina, ti colpirà più tardi, si rifà l'esercito. Noi non dobbiamo dargli tregua, perché noi dobbiamo uscire vincitori per onorare il Signore. Tirò fuori una pietra, dalla sacca, la lanciò con la fionda e colpì la fronte del gigante. Una sola pietra, una sola povera fionda. Così Davide, con una fionda e una pietra, vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise, senza avere spada in mano. Poi ha usato la spada del Golia per tagliargli la testa, l'ha presa in prestito. Ma è riuscito a sterminare quel gigante. E poi la storia continua, ma potete leggerla da soli. Davide era sicuro che avrebbe ucciso Golia, anche Golia era sicuro che avrebbe ucciso Davide, soltanto che Davide era sicuro, e era talmente sicuro che i fratelli gli hanno detto: ma no, ma tu sei venuto qui perché sei curioso, perché vuoi farti vedere. Gliene hanno dette di cose che avrebbe potuto, oh mamma mia, andiamo a casa. Invece no, Davide non si è spostato dalla sua decisione di vado io per difendere il nome di Dio. E poi Saul, ma tu ragazzino mio dove vuoi andare? Non si è lasciato fermare neanche da Saul, ha semplicemente detto: vado io, va bene, se vuoi andare vai. Ed è andato. Quindi chi ha dato il coraggio a Davide non è merito suo, è stato il Signore. Perché? Perché Davide aveva fiducia nel Signore. I soldati di Israele vedevano soltanto la situazione. Cosa vedi tu? Vedi solo il tuo problema gigante, ok? È giusto? No. Perché? Perché i soldati di Israele vedevano soltanto la situazione come se Dio non esistesse. E forse magari anche noi a volte siamo così. È come se Dio non esistesse, per quello che ragioniamo come ragioniamo, abbiamo le emozioni che abbiamo, siamo inattivi, flosci. Uno dice: oh, pronto? Dov'è il tuo Dio? Perché vai in giro così? Ma fammi vedere che ti animi contro questo Filisteo che devi combattere. Tu non puoi combatterlo, ma fai la tua parte, usa sta fionda, tira fuori il sasso, vai a cercare quello migliore, la parola di Dio in questo caso. Fai qualcosa e non aver paura di quelle conseguenze. Davide non ha pensato: e se non torno più? Ha detto: io vado. Perché? Perché il mio scopo è solo quello di onorare il nome del Signore. Questo devi avere tu in testa, non come andrà a finire. Il mio scopo è di onorare il nome del Signore. Quindi i soldati di Israele erano proprio fermi. Cosa vuoi che sia un gigante
Cos'è il tuo problema di fronte a Dio? Un gigante, un giavellotto, una spada a paragone del Dio che tiene in mano tutto l'universo e che decide se ti cade un capello stamattina o no? Ha detto se un uccello cade per terra, perché magari il cacciatore l'ha ucciso, non cade per terra senza che Dio l'abbia permesso. Quindi se Dio si occupa della sorte di un uccellino e si occupa di ogni singolo capello, non mi ricordo, ho letto quanti capelli abbiamo in testa normalmente, però Dio sa ogni cosa, voglio dire, si occupa anche dei dettagli della nostra vita. È per questo che dobbiamo avere fiducia in Lui. Quindi quando ti sorge o hai una difficoltà, chiamiamolo così, gigantesca, su chi conti? Sulle risorse di questo mondo o sulle risorse che Dio provvede? Quali sono le risorse che Dio provvede? Sempre di più capisco questa cosa qua. Allora Dio ci dà la Bibbia, parlo per i credenti, né? La Bibbia, la parola di Dio, lo Spirito Santo che è dentro di noi, due risorse che il mondo non ha, poi abbiamo la preghiera. Se noi crediamo che ogni cosa, che non possiamo fare niente senza di Lui, si vede da se noi ci rivolgiamo a Lui quando abbiamo un bisogno o no. Se non possiamo non possiamo risolvere i problemi senza di Lui, vuol dire che dobbiamo andare da Lui. Ci dà la preghiera, ci dà i fratelli che per quanto siano conci, per quanto siano deboli, per quanto siano pieni di difetti come me, è una fionda, miei cari, è la pietra, è la fionda, cioè la debolezza in persona che Dio usa per far fuori i filistei e per far fuori il gigante, anche quello della nostra vita. Dio usa i fratelli, la comunità, il culto, i gruppi piccoli che si chiamano cellule. E poi un'altra cosa che sempre di più sono convinto di questo, è la consulenza biblica da persona a persona. Allora tu puoi andare al culto sempre tutte le domeniche, puoi andare in cellula, ma qualche volta non basta, perché bisogna mirare al filisteo giusto, e cioè ciò che non si può dire in pubblico e neanche in cellula. Ma quando una persona dice io questo filisteo della mia vita lo voglio far fuori e perciò mi faccio aiutare, perché quella persona mi deve, è un indicatore e basta, non è un profeta, mi dice soltanto guarda questa parola, io devo essere rivolto alla parola, perciò il consulente biblico perché si basa solo sulla scrittura, mi indica la strada, dopo devo andarci io per strada, devo io tirar fuori la mia fionda e i sassi, devo io affrontare il gigante, ma come? Questo consulente mi dà le indicazioni. Queste sono le risorse umane, usa le risorse, non risorse umane, le risorse di Dio, usa queste risorse perché il mondo non ce l'ha, noi ce l'abbiamo, usale, perché se tu non le usi non faresti così, hai il pane in casa e non lo mangi, usa quello che Dio ti dà. Confida nel Signore, dice la Bibbia, con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Non guardare a Golia, il discernimento ti dice vai a casa, ma dove vuoi andare? Non torni più. Non confidare nel tuo discernimento, riconoscilo, cioè renditi conto, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Riconosci che Dio è Dio, non è più grande del gigante. Davide ha visto che Dio è più grande di Golia. E invece gli israeliti, sapete cosa hanno visto? Hanno visto solo Golia e non hanno fatto i calcoli con Dio. La Bibbia dice, il re non è salvato da un grande esercito, questo è quello che contavano i filistei, il prode, Golia, non scampa per la sua gran forza, infatti non è scampato, il cavallo, anche questi puro sangue inglese, è incapace di salvare, esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Il mondo si appoggia sui mezzi del mondo e conta su quelli. Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia, ma la vittoria appartiene al Signore. È giusto preparare il cavallo per la battaglia, ma non contare sul cavallo. Però il cavallo devi prepararlo. Davide era abituato a usare quel mezzo che aveva e adesso gli è servito. Ci ha fatto anni e anni e anni di esperienza con questa fionda, come il guerriero ha fatto anni di esperienza con la spada, il giavellotto e la lancia.
Soltanto che la differenza era che Davide ha usato quel poco che aveva col Signore e ha vinto orsi e leoni e adesso anche il Filisteo. Golia invece si basava solo sulle sue forze, sulla sua arte guerriera e è stato sconfitto da Dio. Perché? Perché dobbiamo fare i conti con Dio. Anche nel tuo problema devi fare i conti con Dio e non con la situazione che i tuoi occhi vedono. I tuoi occhi vedono una cosa che ti fa impaurire, è un gigante, non scappi, non riesci ad affrontarlo. Davide uscì incontro al Golia sicuro che lo avrebbe vinto. Guardate che ci vuole coraggio, però quel coraggio gli aveva dato, sicuro che l'avrebbe vinto. E noi dobbiamo essere sicuri che verremo fuori. Il titolo era affronta i problemi della vita e uscirne vincitori. Tu devi essere sicuro adesso, seduto in quella sedia, che uscirai vincitore. Ma devi fare come ha fatto Davide. Fiducia nel Signore e agire. Domanda che ti faccio. Chi ha ucciso Golia? Noi diciamo Davide. Sì, ma non senza Dio. Rifacciamo la domanda, chi ha ucciso Golia? Dio. Sì, ma non senza Davide. Cosa significa? Significa che tu devi fare tutta la tua parte come se Dio non esistesse. Quindi devi fare il meglio perché devi salvarti da questo Golia. Come fai a salvarti da Golia? Devi fare il massimo. Lasciamo stare Dio, fai il massimo. Ma devi contare su Dio come se tu fossi handicappato, tetraplegico, incapace di fare una mossa. Conta solo su Dio. Allora le due cose vanno assieme. Dio ha ucciso Golia, ma non senza Davide. Quindi anche tu hai la tua parte. Davide ha ucciso Golia, sì, ma non senza il Signore. Infatti lui questo l'ha ben capito, l'ha detto anche. Fai bene il tuo lavoro, fai la tua parte, usa la scrittura, usa la chiesa, usa la consulenza biblica e soprattutto adesso deciditi, io questo filisteo lo farò fuori. Non accettare una situazione, sapete, io non potrei parlarvi con questa grinta se si trattasse di una malattia fisica dove io non so cosa dirvi, posso solo dire prego per te, ma il problema della malattia fisica è una cosa, ma il di dentro, la battaglia che perdiamo di dentro, questa non dobbiamo perderla, possiamo perdere il corpo. Infatti Gesù ha detto non abbiate paura di quelli che vi uccidono che il corpo, pensate piuttosto a quello che è capace di uccidere l'anima e il corpo. Quindi noi possiamo dire che usciremo dal nostro problema vincitori e onoreremo il Signore e questo filisteo che mi fa paura e che mi paralizza deve morire fino in fondo. Ti taglio la testa, non soltanto lo butto per terra con la fionda, gli taglio la testa, non voglio più che risusciti. Infatti il gigante non è più risuscitato e la gloria deve andare tutta al Signore. Tu sei solo uno strumento di Dio e Dio non ha bisogno di un grande esercito, non ha bisogno di grande forza, non ha bisogno di grande intelligenza, ha bisogno di te così come sei, che conti sul Signore, sei il suo strumento e la gloria va da Dio. Difendi la gloria di Dio, non accettare di stare in questa situazione in cui ti trovi perché non onora il Signore. Questo ti deve spingere a non restare in quella situazione, non onora il Signore. Questo filisteo che deve essere ucciso denigra il Signore, è per questo che Davide si è messo in moto. Preghiamo insieme. Signore Gesù, io ti ringrazio perché è facile parlare, ma quando uno si trova di fronte veramente a questo filisteo, qualunque cosa essa sia o esso sia, questo problema gigante fa paura, ci paralizza e un altro dal di fuori ha un bel dire, Signore, ma la persona che è dentro si trova veramente di fronte a una scelta. Signore, ti prego, fa che noi scegliamo l'atteggiamento di Davide, che era pronto a mettere a repentaglio la propria vita, purché il nome di Dio non venisse disonorato. E tu, Signore, gli hai dato un compito difficile che nessuno voleva assumersi, ma gli hai dato la forza, tu eri con lui, tu hai ucciso il Filisteo. Hai usato la debolezza di Davide e tu ucciderai anche il nostro Filisteo, Signore, e userai la nostra debolezza affinché la gloria vada soprattutto a te.
sopra, vada più che mai a te, proprio perché è nella nostra debolezza che tu mostri quanto grande sei. Che tutti vedano, Signore, che tutti sappiano che noi abbiamo Dio, noi abbiamo il Dio dell'universo, e tutti vedano anche dalle nostre parole che noi non abbiamo paura del Filisteo e non retrocediamo e non stiamo lì impalati a guardargli addosso. Noi facciamo la nostra parte. Signore, aiutaci affinché queste parole diventino una realtà nella nostra vita. Ti ringrazio per la benedizione che dai a ciascuno dei miei fratelli e sorelle che sono potuti venire stamattina, e benedici anche tutti quelli che potranno ascoltare il sermone o leggerlo, affinché ci venga a tutti, Signore, una tale grinta, una tale voglia di onorare il tuo nome, che ci muoviamo verso il Filisteo senza dargli il tempo, Signore, proprio per usare le armi che tu ci metti a disposizione. Grazie, Gesù. Amen. Thank you.